1407, ma la vera clamorosa sconfitta, in questa tornata elettorale, è quella del Movimento 5 Stelle, il cui candidato dimezza la percentuale delle politiche, mentre il voto alla lista grillina è addirittura meno di un terzo del consenso ottenuto il 4 marzo. Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una nota. 1235 Fedriga con M5S si può ragionare per il governo, l'abbiamo detto e lo ribadiamo, con i 5 Stelle ha possibile ragionare sulla decina di punti sui quali ci troviamo d'accordo e su questo imbastiamo la discussione. Lo ha affermato il neo presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga commentando lo scenario politico nazionale. E ha aggiunto venerdì, alla chiusura della nostra campagna elettorale, mi ha colpito l'accusa che ci veniva mossa, Salvini dice sempre le stesse cose. E proprio questo è il punto. Noi non cambiamo idea ogni giorno, ragioniamo in modo coerente. 1210 Il clima era buono, ma nessun sondaggio dava questi numeri. Vedere la Lega con la più alta percentuale della storia dà un'enorme soddisfazione, anche perché io sono anche il segretario regionale, un simile successo non era mai accaduto. Punto, lo ha affermato il neo presidente FVG Massimiliano Fedriga alla trasmissione Gioco a Premier di Radio 1. 1140 I risultati locali del 4-3 centrodestra sopra la media, M5S sotto. Il 4 marzo in Friuli Venezia Giulia il centrodestra aveva avuto risultati migliori della media nazionale, il 42,97% contro il 37%, mentre il M5S aveva raggiunto il 24,56% contro una media del 32,68%. Perfettamente in sintonia con il resto del paese i numeri del PD, a quota 18,72%. 1110 Ampere circa metà scrutinio in Friuli Venezia Giulia, 697 sezioni rilevate su 1369. La Lega è ancora il primo partito con il 33,94% di preferenze. Il PD è secondo con il 19,33%, Forza Italia è terzo con l'11,99%, il M5S è al 7,68%. Il candidato alla presidenza dell'M5S, Alessandro Fraleoni Morgera, è sostenuto solo dai 5 Stelle e a circa metà scrutinio ha totalizzato il 12,60%. Punto 1050 scrutinate metà schede Fedriga al 55,98% a metà dello scrutinio, il candidato del centrodestra Massimiliano Fedriga si conferma primo, con il 55,98% di preferenze. Secondo, sempre il candidato del centro-sinistra Sergio Bolzonello, con il 28,29% di preferenze. Terzo, Alessandro Fraleoni Morgera, sostenuto dall'M5S, con il 12,60% e quarto Sergio Cecotti Patto per l'autonomia con il 3,13%. Al momento sono 686 le sezioni scrutinate su 1369,1037. Ho appena sentito Massimiliano Fedriga al telefono e mi sono complimentato per il risultato che ho ottenuto. Io ora starò all'opposizione con lo spirito di chi sa di lasciare una regione in ottima salute e che tale dovrà rimanere nei prossimi 5 anni. Lo ha reso noto Sergio Bolzonello, candidato del centro-sinistra alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, dopo aver contatto il candidato del centrodestra. 1011 sempre in testa il leghista Massimiliano Fedriga, candidato alla presidenza e sostenuto dal centrodestra, che ha un terzo delle sezioni scrutinate in Friuli Venezia Giulia e al 55,62%. Punto, lo stacco rimane netto rispetto al secondo candidato, Sergio Bolzonello, sostenuto dal centro-sinistra, al 28,55%. Alessandro Fraleoni Morgera, candidato del Movimento 5 Stelle, si attesta al momento al 12,97%, mentre Sergio Cecotti di Patto per l'Autonomia è al 2,86%.